Salve amici, fratelli della congrega. Con questa sigaretta Philip Morris, ma Philip Marlowe invece. Philip, spelling in English. Perché Philip Marlowe? Perché ho guardato, riguardato, lo vidi quando uscì in VHS, no, noleggiai all'epoca. Marlowe di Neil Jordan, nuovo film con Liam Neeson inedito ancora in Italia, no? Marlowe sottotitolato Omicidio a Poudre Springs con James Caan. Ancora piuttosto in forma, inizia con questa Dark Lady femme fatale inquadrata lì nelle caviglie che apre la porta e finge di essere una cliente, invece ha sposato Marlowe. Un Marlowe sposato di solito vive in solitario, che è più corretto rispetto a in solitario. Marlowe che sarà presente nel Commissario Falò 2, libro che ho terminato, sto anche terminando di rileggere per l'ennesima volta e poi sarà supervisionato, impaginato, mentre al solito, come volevasi dimostrare, il lupo e la volpe perde il pelo, ma non il vizio, anche la volpe, anche gli ermellini, forse gli agnellini o i leoni da tastiere, super handicappato, continua a tempestare le bacheche altrui nello spazio commenti, quando queste persone non sanno chi si cela dall'altra parte, c'è cioè un malfattore, un esecrabile criminale che da una vita ce l'ha col sottoscritto e lo diffama affibbiandogli patenti, etichette, epiteti che dovrebbe affibbiare a lui. In effetti va redarguito, punito, si aspetta che lo vada a trovare dove abita. Io probabilmente conosco esattamente l'indirizzo, ma se mi recassi sotto casa sua, voglio raccontarvi una storia, come già avvenne tanti anni fa, poi potrebbe denunciarmi perché non esistono elementi probatori a suffragio della mia tesi. E con questa frase ho distrutto completamente lui e tutta la sua famiglia di idioti, rivelando la verità che cerca di rabbuiare, no, cerca di nascondere, cerca di rabbuiare il prossimo. La trilogia del Tempo di Leone non esiste, infatti. Si documentasse, ho anche scritto un pezzo. C'è un video importante sul mio canale, cioè esiste in quanto definita tale in termini dizionaristici, ma pensate a un regista che concepisce la trilogia del dollaro, attenzione, quindi quei due film, non c'è due senza tre per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, il buono, il brutto e il cattivo, lì però non c'è Jean-Marie Volonté, c'è il Triello e fu congegnata fin da principio così. La cosiddetta trilogia del tempo, cosiddetta, viene detta così, perdonate per il gioco di parole, perché è un film, il primo, e qual è di questa trilogia? C'era una volta il West, c'era una volta in America, venuto dopo Giù la testa. Allora scriviamola in questa classificazione da Wikipedia. No? Anche su Wikipedia certa gente può controllare, per quanto sia un'enciclopedia generalista, approssimativa, sbrigativa e tra strafalcioni vari, ad esempio non riporta la trama di Omicidio Poudre Springs. Vabbè. Leone voleva realizzare una tetralogia, l'assedio di Leningrado, poi film o idea a livello concettuale ripresa da Jean-Jacques Annaud, regista dell'Orso, dell'Amante, del Nome della Rosa, la versione con Sean Connery, c'è anche la versione televisiva di Battiato, Franco Battiato, onnipresente nei film di Moretti, no, Franco Battiato con John Turturro nei panni di Guglielmo da Baskerville, e al posto di Christian Slater, Azzo da Melk, no, non al posto di Christian Slater, personaggio incarnato da un altro attore, quale? Documentato, io ho anche scritto entrambe le recensioni, ci sono anche le video reviews nel canale. Enemy at the Gates, il nemico alle porte. Anche a farlo apposta, ieri ho commentato un quiz di un ragazzo in gamba. Chiedeva, what movie is it? Proprio quello. Il nemico alle porte, deve essere questo Leningrad, un progetto poi ereditato da Tornatore, considerato neanche a farlo apposta l'erede di Sergio Leone, e lui si autoaffibbiò questa patente. Diciamo, parlando per anni di questo progetto che voleva realizzare lui, essendo
morto Leone, che deve girare con De Niro, prima dell'inizio delle riprese, c'era lo storyboard. Quindi anche questo deve essere un film sul tempo. Questo Leningrad di Tornatore, si parlò addirittura di Al Pacino, ma che c'entra? Deve essere prodotto dalla Millennium Films, quindi esperta di B-movie, come questo specialissimo film su Marlowe, film per la TV della HBO, scritto da Tom Stoppard e fra i produttori anche John Hammett, regista di Pomodori Verdi Fritti e La Fermata del Treno. Dovevo iniziare questa sigaretta, mi sono messo a parlare. Direi To Skill con Al Pacino, De Niro, scritto da Russell Jewards, sceneggiatore di Inside Man. Sì, in effetti io sono Clive Owen lì. No, vabbè. La gente si affibbia a recensori che nella recensione loro di Midnight in Paris di Woody Allen, o Midnight in Paris, dipende come volete dire, dicono che il protagonista è Clive Owen. Hanno fatto confusione con mio nasone, no? Clive Owen, no? Con Owen Wilson. Lui è il nasone, io De Niro doveva interpretare Gesù Cristo nell'ultima tentazione di Cristo, ma non so se avete notato, queste persone sono cieche e sono anche pinocchiesche, non raccontano la verità. Questa voce è così da Enrico Maria Salerno. Lo so, avrebbero abboccato all'allusione del video di ieri sera. Adesso torno a casa, metto sulla New Adventure spiritosa, una spiritosaggine. Si andrà a parare anche su Timothée Chalamet, il nuovo De Niro, secondo me. Forse lo pensa anche Scorsese, che sta girando questo spot commerciale, quel di New York. Commissario Falò, Commissario Falò 2, invece presenterà Privateers, plurale, investigatori privati, detective, alla Hercule Poirot, alla Philip Marlowe. Questa è una Philip Morris, prima fumavo le Chesterfield. Philip Marlowe, James Caan fuma Camel. Quindi, tra l'altro, in descrizione ci sarà lo screenshot sgrammaticato di questo scriteriato, squilibrato. Peccato che il gestore dell'account YouTube che scrisce le sue recensioni non si sia ancora accorto chi si nasconde dall'altra parte del PC. Non sono io lo stalker, è questo che gli lecca il culo, usufruendo poi del suo spazio per inveire, alludendo al sottoscritto in maniera sempre più, diciamo, da manicomio, dove sarà spedito e internato se continuerà così, perché a quanto pare è lento, tardo di comprendonio, oppure deve sputare il rospo tutta la sua rabbia abissale di voler accusare il prossimo di follia, quando lui, affetto da Mannes, è un crazy man innatamente, e poi disgrazie familiari devono aver accentuato questo suo lato iroso. E la domenica pomeriggio, anziché guardare un film, una partita di calcio, anziché uscire, pensa a cosa scrivere. Tra l'altro in maniera inesatta e sgrammaticata, e a livello sintattico, adesso voglio essere sintetico per chiudere qui il video, veramente una forma mentis la sua, no? Impresentabile. E quindi, insomma, si facesse vivo, lo invito, questo è un bar cinese, fissiamo un appuntamento, gli offrirò da bere, gli farò leggere qualche buon libro, qualche mia buona recensione, visto che questo qua mi dà l'idea di essere un panzone rancoroso che vuole incastrare o addirittura castrare una persona con un figlio che non ci sta con la testa e che si sente tradito nel suo orgoglio, perché diceva che io ero una persona che doveva provare vergogna per la sua vita principesca, e ora si sente in colpa e non sa, diciamo, sensatamente, in maniera sensata e anche assennata, che pesci pigliare. Quindi l'unica cosa che può fare è pigliare per il culo il prossimo, in tal caso il sottoscritto, il malcapitato, pensando che si infervorerà, si arrabbierà e qualche guaio combinerà per inguaiarsi, per l'appunto, e mettersi nei casini. Così la sua versione dei fatti, dei misfatti, dell'imbroglio sarà acclarata e sarà certificato che io sono un pazzo
mai visto, soprattutto da lui negli ultimi anni, quindi non sa nulla della mia vita, della mia anima, del mio vissuto. Ripeto, se vuole vivere un'esperienza dal vivo, gli spaccherò la testa, non credo, perché non sono violento neanche verbalmente, a meno che non venga provocato. Quindi se è questo che vuole sapere, vuole essere rasserenato, pensa che in me vigano, esistano dei pensieri vendicativi, quindi teme per la sua incolumità, può andare tranquillamente a bere, a ballare, nessuno lo disturberà. Se poi è disturbato e il suo retropensiero è malato, io consiglio a lui una visita dallo psichiatra o dal dottor Fallock, falotico, e così. Io sono anche fallottico, si faccio lotti, così potrà vedere meglio il mondo e anche le informazioni che vengono contenute nei libri sul cinema che lui non ha letto e anche nella mia retrospettiva disamina sulla trilogia del dollaro e del tempo che non esiste, perché Leone pensava al tempo, essendo poi nostalgico, si invecchia, quindi storia alla Marcel Proust, il tempo ritrovato, ma non era stata concepita così, viene concepita così dai dizionaristi, da quelli che vogliono classificare tutto, come il mio Ether, che puntualmente l'ha preso dentro, ma non voglio essere cattivo. Ciao!